ありがとう。さよなら。エリサのこと好き。この男、殺す。ソードアートオンライン、メモリーデフラグ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight e siamo su Sword Art Online Memory Defrag. Molti di voi si staranno chiedendo: ma Franci dove è stato? Ma che fine ha fatto? Qua sono uscite le tipe in costume, Franci non c'è, ma cosa diamine è successo? Vi giuro ragazzi che anche io sono abbastanza così scioccato, ho detto: oh mio Dio, già le tipe in costume non ci sono, no! Sono stato via qualche giorno di casa, però come avete visto non vi ho fatto mancare Fatal Bullet, quindi spero che almeno per quello vi abbia fatto piacere. Per il resto però adesso arriva la roba forte. E io vi dico ragazzi che sono sudatissimo, ma non so se sono sudato per il calore o per queste. Mamma mia, le tipe in costume già a luglio. E per di più hanno, signori, la leader skill e l'attack up, cioè i due buff più importanti di tutti. Andiamole a vedere perché qua ragazzi, mamma mia. E se avete già visto qui in copertina pure Sugua, dopo andremo a vedere pure lei, quindi abbiamo un bel po' da vedere. Asuna con 3696, quindi un attacco un po' fiacco, diciamo che compensa con l'aspetto qui. E la miseria, 4035 Yuki con la doppia spada, cos'è la... la nuova Rain è diventata con un 4000 d'attacco e doppia spada. Cosa è successo? Cosa hanno combinato? E poi abbiamo Silica e Lisbeth versione luce, quindi avremo acqua e luce come elementi. Silica con 3582, decisamente basso, e Lisbeth con 3846, quindi direi che va abbastanza bene. Perfetto, allora guardiamo le loro SS3 e vediamo un po' che cosa hanno da offrire. Ma come abbiamo già visto sono in costume, quindi già per questo, cioè, uno dovrebbe mettersi lì a fare scout a prescindere. E poi hanno l'attack up, che insomma è uno dei buff più importanti, se non il più importante. Bene, aquatic slide, no, sidestep. Vediamo un po'. Ah, cioè gli tira proprio l'acqua in faccia, cioè proprio, guarda qua. Però è interessante questo fatto che va avanti e indietro, avanti e indietro tra il mostro. È buono perché da un lato non è vicina, vedete che se io tipo, vabbè, se è vicina, vabbè, sta vicina, è ok. Però posso anche farlo da tipo metà strada, quindi è buono perché non è proprio attaccato al mostro. Però devo dire che è un po' rischioso perché comunque dovete andare avanti e indietro, quindi non so quanto può essere bella, insomma, come SS3. Forse pecca un pochettino Asuna questa volta. Vediamo adesso Yuki, attenzione, doppia spada, playful splash. Eppure, ah no, lei solo dietro, basta, non si teletrasporta più. Comunque mi ero dimenticato di dirlo, ma Asuna fa 8 hit se non sbaglio. Adesso lo faccio vedere. Adesso ne fa 9 perché ho dato il colpo semplice. Però da 9 arriva a 17, vero? Sì, quindi lei fa 8 hit, mentre Yuki ne fa 9. Quindi già pure meglio come hit Yuki, attenzione, sia come attacco che come hit. Quindi direi che quasi quasi mi sa che è già lei la vincitrice a man bassa, incredibile. E anche col teleport dietro che non è male. Vediamo Silica con il Watermelon, quindi con l'anguria. Spacca l'anguria. Oh mio Dio. Mi ricorda tantissimo chi era, tipo Sinon versione cagnolino che faceva con... tipo il coniglietto, no? Il coniglietto sopra il mostro. Questa volta invece l'anguria. Quindi devo dire, beh, carina. Comunque colpisce e poi va dietro. Non mi piace questa cosa che sta sopra il mostro tutto il tempo. Spero non si faccia colpire, insomma. Comunque 9 hit, quindi non è male, Silica, dai. Non è così male. Si mangia anche l'anguria. Ora vediamo Lisbeth, che mi sa che sarà... vabbè, no, non parlo. Qua all'ombrello, all'ombrellone. Fa un giro di ombrelloni, guardate che roba. Ma è range anche, fammi capire, ma la puoi fare anche da qua? Ah, questa è davvero una bella SS3, incredibile. Quindi Lisbeth stupisce, attenzione, SS3 range da qualunque distanza e fa 8 hit, che non è affatto male. Quindi devo dire che se la giocano bene sia Yuki che Liz. E direi che essendo anche una elemento d'acqua e altra elemento luce, direi che bisogna prenderle entrambi quasi quasi, no? Peccato per Asuna che...
non lo so, cioè, la desidero così tanto, però allo stesso tempo si vede che è un pochino così più fiacca rispetto alle altre. Bene, ora che abbiamo visto tutte queste belle ragazze, andiamo a fare scout e dopo vi farò vedere anche Sugua. E io, ragazzi, spero vivamente, quanto ho? 300 memory diamond, io qua sono barbone. Ho speso tutto per le bride di fuoco e ora non ho più niente, hai visto? Comunque davvero qui il mio consiglio è sì, fate scout e soprattutto prendete tutto il possibile. Cioè qua avere una d'acqua e una luce, cioè averle magari due del banner sarebbe il top. Anche perché di attack up con di tipo luce non ci sono mai state. Di tipo acqua insomma possono tornare utili, insomma, per quanto il fatto che sono 5 stelle. Ma usiamo ancora i pirate dell'anno scorso, immaginate. Allora, iniziamo questo scout. Oh mio dio, cioè qua rate up Asuna Yuki. Io sono comunque contento se trovo Asuna Yuki. Quindi dammi 5 stelle, dai, su, non pretendo tanto. 5 stelle Argo, dai, ti prego, non mi far sprecare i diamanti. Ecco. No, mamma mia. Secondo me lo fanno apposta. È tipo, non lo so, una sfiga da youtuber. Cioè che non ti può uscire nulla. E due. Quindi ci ha fatta l'abitudine col due. Quindi ragazzi, ora facciamo l'altro 125. E se va male anche questo inizia a essere preoccupante la faccenda. Anche perché pure con le armi sono messo malissimo, come al solito, ribadisco, ma vabbè. E quindi sarà un bel dramma. Allora, proviamo l'altro 125, attenzione. Argo ti prego, dai. Dammi le 5 stelle, dai. Brillantini, no, ti prego, il 4 stelle no, eh. Il 4 stelle no, ti prego, dammi il 5, voglio il 5. 5, dammi il 5. Dai. Oh, su una sposa. Attenzione. Certo, mi serviva il 5 stelle, ma potrei accontentarmi, dai. Non è andata poi così male, dai. Dai, posso. No, non lo so. Che poi lei, se non sbaglio, diventa 5 stelle, vero? Tu diventi 5 stelle. Tu diventi, sì, dai. Guarda che bella. Certo, sono arrivato un anno in ritardo per vedere questa Asuna. Però ci sono riuscito. Spada luce. Va bene. Ok. Ora, per concludere il video, beh, qualcuno di voi, secondo me qualcuno sarà già ciecato a vedere le tette giga di Sugua. Però comunque ora ve la faccio vedere. È il trofeo della ranking, quindi nel caso non trovi proprio niente di niente, ormai sta diventando un'abitudine, bisogna lo stesso puntare a fare qualcosa nella ranking. Perché direte voi? Perché la Sugua della ranking, quindi il trofeo della ranking di questa settimana, è molto importante perché ha anche lei l'attack up. E ovviamente l'attack up è l'attack up, quindi siamo sempre su questo fronte. Andiamola a vedere quindi. Dai, faccela vedere, faccela toccare. Oh! Allora, eccola qui, Sugua. Come vedete è un attacco un po' più basso, anche se 3100 a 4 stelle, quindi salirà sui 3300, 3400 a 5, quindi comunque qualcosa fa. Vediamo un attimo la sua SS3, così vi faccio anche vedere qualcosina di questa Sugua. Anche se, non so, il costume intero è un po' così, dovevano farla in bikini. Surge Whale, attenzione, cos'è? Esce una balena? Infatti è uscita la balena, come ho detto. 8 hit, è un po' lunga come SS3, come vedete, ci mette un po'. Però è all'attack up, quindi signori, questo non fa assolutamente schifo. Perfetto. Quindi che dire, da un Dark Knight sempre abbastanza iellato, ormai ci ho fatto l'abitudine con la sfiga. Quindi non vi preoccupate, io ormai sono abituato. Fate tutti i scout, mi raccomando, trovatele tutte, sfondate la ranking, divertitevi. E ci vediamo con il prossimo video in cui proverò l'altro 125. Vado a farmare un po' di memory diamond dalla ranking
e vediamo se nel terzo rate up troviamo qualcosa. Certo, perché trovare tutto al primo, no, figurati, troppo facile, non può essere. E quindi che dire, da Dark Knight è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.